FVG Tech On Air, pillole di tecnologia alla radio. E come sempre lo facciamo con il grande esperto Gabriele Gobbo. Buonasera Gabri, come stai? Ciao a tutti, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Tutto bene, tutto a posto, che si dice dall'Italia? Molto, molto. In Italia è scoppiata veramente l'estate, anche se poche ore fa ha piovuto, oggi grande sole, quindi siamo in linea con la vostra bellissima isola. Ecco, finalmente, mamma mia, noi qua d'inverno siamo sempre che mandiamo foto, no? Per dire guardate che sole c'è qua, no? Invece adesso per fortuna anche da voi è arrivato. Senti, allora, di cosa parliamo oggi? Di che parte della tecnologia, dell'innovazione parliamo? Perché so che avevi un argomento interessante da proporci. Ma oggi vorrei in pochi minuti spiegare ai nostri ascoltatori la gestione dei file online, perché insomma l'epoca con cui ci davamo in giro i file sui floppy disk è morta da un pezzo e ci sono tantissime nuove soluzioni. E anche sulle chiavette, anche la chiavetta, diciamo che ha i giorni contati ormai, no? Diciamo che la chiavetta in effetti ormai lascia il tempo che trova, anche se ovviamente per grossi file i supporti fisici sono ancora molto importanti, però abbiamo questa cosa che si chiama cloud, che la gente ha imparato a conoscere ad esempio con Dropbox, che è questa applicazione in cui infilarci dentro i file, che sostituisce in tutto e per tutto una chiavetta, perché tu hai sempre su internet i tuoi file di tutti i tipi. Ma la cosa bella è che per i file più enormi, più grossi, anche magari di un giga, un grosso video, il video delle vacanze al sole, che pesano tantissimo e vogliamo trasferirlo senza perdere qualità, parentesi, se lo mandiamo via WhatsApp viene compresso, rimpicciolito, si vede male i pixel. Ecco, questo possiamo. Che le persone non sanno questa cosa. Guarda che velocemente è andato su, no? Che te l'ha ridotto del 90%. Perde una percentuale altissima di dettaglio, quindi se vogliamo mandare una foto ad altissima risoluzione, una presentazione in PowerPoint o un video, possiamo utilizzare dei sistemi per spedire il file senza infilarlo in un'email. Sappiamo che l'email non può spedire più di un certo tot, quindi possiamo andare su WeTransfer, che è il più famoso, in molti lo conosceranno, e si cerca su Google, lo si trova, dove noi carichiamo all'interno di questo sistema il nostro file da 500 MB e all'utente dall'altra parte arriva un'email con scritto clicca qui per scaricarlo. Sono nati tantissimi altri servizi, ad esempio il browser Firefox ha lanciato il suo servizio gratuito. Ovviamente sono tutti servizi gratuiti e poi se vogliamo mandare tanti giga dobbiamo pagare un po', ma per l'uso quotidiano sono perfetti. E questa è un po' la parte più semplice della gestione file, spedizione, archiviazione. Se uno ha il suo bel Gmail, ha un sacco di servizi per la gestione di file, come queste chiavette, diciamo così, sul cloud, dove posizionare i propri file, ad esempio Google Drive, io mi infilo i miei file e li lascio lì e quando sono in giro li posso guardare da qualsiasi mio dispositivo, quindi ho la mia chiavetta elettronica virtuale sempre con me. Ovviamente con Google si possono creare addirittura i file di testo come fosse un Word solo online, i fogli di calcolo, possiamo gestire un calendario, possiamo costruire addirittura delle presentazioni stile PowerPoint ma fatti con Google. Ma dov'è il problema? È interessantissimo. Se uno mi manda un PDF e io però voglio trasformarlo in immagine o in testo, come faccio? Come faccio? Ecco, tu lo sai come farlo? Io fino a un certo punto arrivo, poi mi fermo. Oppure uno mi manda un video in un formato che il mio computer non legge, come faccio a trasformarlo in un formato leggibile? Uno dei famosi, dei più famosi servizi si chiama Convertio o Convertio, il dominio è convertio.co, dove mi permette di caricare qualsiasi tipo di file, immagini, video, audio addirittura. Uno mi manda un file audio che il mio computer non legge, me lo trasformo in MP3 che può essere visto dappertutto. Uno mi manda un ebook che non posso leggere, carico questo file qua sopra e lui mi chiede in cosa vuoi convertire ad esempio questo PDF. E io posso scegliere JPEG, TIFF, sono centinaia i file multimediali esistenti e lo carico qui, clicco, lui smacina un po' e mi restituisce il file convertito. Al giorno d'oggi ci sono veramente migliaia di tipologie di file e questo servizio gratuito, ovviamente limitato a un certo tot di
documenti al giorno, poi c'è una piccola fila a pagare, ma generalmente per l'uso quotidiano la versione gratuita è più che sufficiente. Vado qui, lo clicco, cioè proprio si vede il file che si carica. Con un fantastico pulsante posso decidere di convertire audio, video, immagini, documenti di Word o di testo, addirittura archivi. Sai che il punto zip serve ad avere una cartella zippata, certo, cosiddetta, con dentro tante cose. Posso convertire le presentazioni da PowerPoint a magari a versione Mac. Addirittura, se ho un ebook scaricato da Kindle, posso convertirlo in ebook per Apple. Quindi abbiamo una miriade di possibilità con pochissimi clic, l'interfaccia semplicissima per convertire file senza acquistare le applicazioni che li hanno generati. Questo è un po', secondo me, una cosa utilissima per i nostri ascoltatori. Ma infatti, guarda che ci sono, mi hai detto anche delle cose che io stesso non sapevo, e io sono abbastanza smanettone da questo punto di vista, eppure non le sapevo. Quindi guarda un po', abbiamo sempre da imparare e ti ringrazio infatti per questo, veramente. Ultimi consigli? No, gli ultimi consigli sono di sperimentare tutto quello che trovate sul digitale senza paura, perché alle volte le soluzioni di problemi che abbiamo di fronte, ad esempio la conversione di file, sono davanti ai nostri occhi. È la strada più semplice, che l'essere umano non è fatto per la strada più semplice, cerca sempre di farsi delle fisime mentali trovando una soluzione complicatissima. La strada in linea retta nel digitale spesso è la migliore e basta sperimentarla. Ecco, questa è la perla di saggezza, proprio consiglio utilissimo. Gabriele, grazie intanto e ci sentiamo la prossima settimana allora. Grazie a tutti, un abbraccio agli ascoltatori e un abbraccio anche a te virtuale.